Un altro fine settimana ricco di eventi natalizi, questa volta a Urbino con un'inaugurazione ufficiale sabato 2 dicembre. Esattamente, partono il 2 e il 3, sabato e domenica, daremo inizio alle attività natalizie di Urbino, accenderemo tutte le luminarie, ripetendo un po' il format dello scorso anno che è piaciuto tantissimo, quindi avremo in ogni fine settimana uno spettacolo di luci, proiezioni, suoni, fuochi. È un spettacolo bellissimo che vi verrà riproposto in Piazza della Repubblica alle 17.30, quindi si parte il 2 e 3, poi avremo le domeniche del 10 e il 17, poi il 23 che è l'antivigilia e il giorno di Natale, perché spesso il giorno di Natale dopo il pranzo è bello ritrovarsi tutti in piazza a vedere lo spettacolo. Però non c'è solo questo aspetto in Urbino, non c'è solo l'aspetto più commerciale, diciamo, abbiamo l'aspetto spirituale con la Via dei Presepi. Abbiamo dedicato appositamente una via alle mostre di presepi provenienti da tutta Italia. Nella stessa via verranno proposte, soprattutto l'8 e il 9, delle rievocazioni storiche. Avremo dei tableau vivant, la Natività di Piero della Francesca, piuttosto che altre importanti con cortei medievali e rinascimentali. Avremo anche il 9 di dicembre il presepe dei figuranti di Torrette che verranno in trasferta in Urbino. Quindi spiritualità forte accanto all'aspetto commerciale in Urbino per tutto il mese di dicembre, perché poi arriveremo fino all'Epifania con delle luminarie bellissime e con la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, che è la più grande delle Marche, perché sono 450 metri quadri proprio sotto i Torrecini e sotto Palazzo Ducale. L'anno scorso è stato un gran successo e siamo sicuri di replicare anche quest'anno.